appassionati di basket, buongiorno da Edoardo Testoni, benvenuti al Pallaserra di Migni di Sassari per un delicato Sassari contro Milano. Palla 2 vinta da Milano. Vaccadori in pressione su Cappelletti, poi Tarianco all'angolo da Cappelletti che mette la tripla, 7-0 Sassari. Stefano Tonnuta sfida Tairi Gombo che poi perde Melli e allora si sblocca con l'inchiodata Milano. Schiaccia per terra questo pallone per Melli, non facile a controllare, palla nell'angolo per Tonnuta, eccolo qui. Il primo canestro da tre per Milano in questa serata, ma siamo già dall'altra parte, anzi questo pomeriggio, ma siamo già dall'altra parte con Gombo. Possibilità di ripartenza veloce per Sassari, Raspino si arresta alla linea del tiro libero e poi folta due volte. Questa è la prima su McKinney e questa è la seconda. Foytman sotto canestro, Ricci non riceve, Foytman raddoppiato, cerca Ricci, non lo trova, Foytman deve forzare, mamma mia. Si mette a palleggiare contro Maudolò, riesce a trovare Gentile che rifiuta all'inizio, poi no. Altra chance. Ora cronometro riciclato, 7 secondi, Cappelletti buttandosi indietro, Cappelletti. Flaccadori che sbaglia una cosa facile quando bastava appoggiare dall'altra parte, Tairi un po' di errori, anche tanto ritmo, Tairi invece sfrutta il contatto per creare separazione. The key will be like keep playing defense, you know they're gonna come back strong, we had a great start of the game, we had a great defense, they score only 30 points, so we have to keep going like that and play a great defense in the second half. Maudolò che alza su Melli che riesce a controllare il perno, poi Schinz, palleggio, arresto, tiro, canestro. Altro recupero di Schinz, è tornata con un'altra faccia l'Olimpia, inchioda i due punti. Bella palla di Melli, inchiodata di Foytman. Cappelletti con il pallone schiacciato su Gombo, controlla il perno fuori da Tairi, molto lucido Gombo, Tairi. Dall'altra parte poi tre sfacili. Cappelletti, pick and pop con Traeger, poi fa nell'angolo per McKinney. Break ancora di Schinz, come all'inizio del terzo quarto, finisce allo stesso modo con la Bimane. Palla in mani di Flaccadori, blocco di Poitres, ribaltellato dove c'è Schinz, Milano attacca Schinz, inchioda la Bimane. Tairi, c'è il cambio con Poitres, palla sotto allora per Gombo, prova a levargli la sedia in questa circostanza. Foytman chiama il cambio di lato per Hall, palla sotto per Foytman che poi mette le mani di Flaccadori, seconda tripla consecutiva. 10 secondi per tirare per Milano, Schinz per un attimo una mezza idea, adesso sì, si prende la tripla del pareggio. Palla leggibile, persa Cappelletti allora dall'altra parte per Aralampopoulos. Muove Schinz, blocco di Foytman per far ricevere Schinz senza equilibrio. Gentile, vediamo se prova ancora a rispondere, no, mette le mani di Aralampopoulos. Viene a prendersi il pallone Tairi, Tairi con il palleggio, arresto, tiro e canestro. Dall'altra parte Schinz vuole andare veloce Milano per trovare dei punti subito, invece di ragli e buttare via il pallone Tonnuta. Canta adesso la sirena, Sassari batte Milano di 6 lunghezze. We play together, we're a really good team, we want to win every game. We started off rough, but hey man, a win is a win, I'm just proud of my guys.